Sì, beh, per forza, per fare quello che ho fatto deve essere un po' matto. Chi è nel mondo dello sport, specialmente in più paralimpico, sono persone veramente fuori di testa tutte, dalla prima all'ultima. Nonostante un incidente che ho avuto da ragazzino, a 14 anni, con uno scooter, e sono riuscito poi comunque a continuare con questo sport, facendo proprio un'attività sportiva di velocità su pista. L'adrenalina, secondo me, è una droga naturale che il corpo, o perlomeno molte persone, ne hanno bisogno. E è l'essenza per riuscire a fare cose che non pensi neanche a volte di fare, di riuscire a fare, e quello ti dà la possibilità di farlo. È un'adrenalina di istinto, è tutto istinto, velocità, tempo di reazione zero, pochi pensieri. Invece l'arco, l'adrenalina va tutto in un altro sistema, va tarata, va gestita in maniera completamente diversa, è esattamente l'opposto, con calma, tranquillità, nonostante che sei comunque molto, molto teso, molto, molto concentrato. Potrei, qualcuno magari che non è andato in moto, potrei portare, non so, tipo i miei compagni mix team, Elisabetta, se ha voglia di venire, se si fida. Tiro con l'arco così per caso in un corso fatto nella mia scuola, all'epoca delle scuole medie, prima media, e ho tirato praticamente per i 3 anni delle medie, dopodiché ho smesso per praticamente 20 anni giusti. Poi un bel giorno nel 2011 ormai ho conosciuto altri ragazzi che tirano con l'arco e mi sono fatto riprendere la passione di tirare e da lì ho ricominciato. È una delle cose più belle della vita, una cosa che ti riempie la vita, la giornata, il cuore, è la condivisione totale che ho della propria vita con un'altra persona, riuscire ad essere in simbiosi totale su tutto, quello è il vero amore. Mi definisco convivente part-time perché ancora io e la mia ragazza stiamo ancora sistemando casa, quindi ancora non abbiamo la nostra casa definitiva, quindi viene a casa mia un po' sì, un po' no. Beh, Oscar è un mito, il tiro con l'arco. È il tiratore proprio per definizione, il vero tiratore.